Buongiorno, buongiorno a tutti quanti amici miei e ben ritrovati nel canale del vostro amico Sette de Coppe. E dai, allora un saluto e un ringraziamento speciale a tutti i miei follower che tutti i giorni mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Vi voglio bene, amici miei. Allora andiamo avanti e partiamo subito con le notizie del giorno. Va bene, ieri vi ho dato tutte quelle notizie là, poi dopo sono uscite, l'ha dette pure Di Marzio, ve l'ho dato in contemporanea con Di Marzio e ho fatto il video su Nathan e poi dopo l'ha data anche Di Marzio su Sky. Vi ho detto di Wijnaldum, soltanto che lui ha detto che non ci sono stati contatti con il PSG. No, a me non risulta, a me risulta che contatti col PSG ci sono stati per Wijnaldum, ci sono stati, che sia per email, che sia per pack, che sia per chiamate, non lo so, non lo so ragazzi, però contatti con il PSG ci sono stati e si parla addirittura di percentuali, ve l'ho detto ieri, sullo stipendio. Non so adesso le cifre esatte, non le so le cifre esatte ragazzi, però qua si parla di un 40, invece di 50 e 50 si parla di un 40% dello stipendio per la Roma e il 60% che lo paga il Paris Saint Germain. Però vedremo, perché? Perché ovviamente ci sarà un incontro, ma adesso c'è stata tutta questa cosa qua con Dybala, con chiusure, lampo velocissimo e così, e tra gli esuberi e vinto quello che ha da piazzare e tutto. E ecco qua, questa settimana che verrà a cavallo tra domenica e lunedì, forse slitterà, comunque sia, all'inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra Pinto e l'entourage del giocatore e con gli uomini del PSG. Ragazzi, serve solamente aspettare per vedere se si può impastire una trattativa e strappare il giocatore in uscita al PSG. Ragazzi, Wijnaldum veramente un upgrade pazzesco, a me piacerebbe moltissimo Wijnaldum, ma non solo lui, non solo lui, perché la Roma non si deve fermare, dobbiamo essere ultra competitivi il prossimo anno ragazzi, ultra competitivi. Allora questo è quello che vi volevo dire su Wijnaldum, perché in pratica dobbiamo solamente aspettare la prossima settimana. Se non si dovrebbe concludere l'affare, se non si dovesse concludere, viriamo su altro. Ricordiamoci che abbiamo sempre l'Atletico di Madrid che ci deve dare una risposta su Salnichez, e non va escluso, non va escluso. Assolutamente non va escluso. Più Frattesi messo stand by, non è chiusa quella, non c'è la fumata nera, non c'è il blocco, non c'è niente ragazzi, tocca solamente aspettare le uscite, non è ancora detto. E vi ricordo pure che Locatelli l'anno scorso la Juventus lo ha trattato per due mesi ragazzi, a cavallo tra l'europeo e poi c'è stata l'ufficialità ad agosto. Me lo ricordo benissimo ragazzi, il Sassuolo è un osso duro, ve l'ho sempre detto anche nei miei video precedenti. Poi si è parlato di Senesi e ieri vi ho detto praticamente qual è la situazione di Senesi e anche quella di Dica. Nathan io non lo conosco, non lo so, però c'è stato un sondaggio, è stato proposto Nathan, è un difensore di piede mancino, vedremo cosa risponderà la Roma, vedremo cosa farà, tocca fare anche le uscite. E questo è quello che vi volevo dire. Come ci è arrivata la Roma su Wijnaldum? Ve lo dico ragazzi, perché non è che ci stava solo la Roma su Wijnaldum, io ve l'ho riportato sempre qua, vi riporto informazioni corrette e precise, quello che so. Il PSG in Italia l'ha offerto sia alla Roma che al Milan. Il Milan per prima cosa era la squadra più interessata all'olandese, era la squadra più interessata ragazzi, solamente che hanno una grana da sistemare che è quella con Chester Kettler, quindi la testa loro, la testa nell'affare adesso è tutta orientata su Chester Kettler ragazzi, devono provare a chiudere Chester Kettler e la Roma ne sta approfittando esattamente come ha fatto anche con l'Inter. Perché visto che c'è stato quel blocco su Dybala, la Roma ne ha approfittato e gli ultimi due giorni,
specialmente a cavallo tra sabato e domenica di trattativa, c'è stata un'accelerata pazzesca, ragazzi, un'accelerata pazzesca. Io sono stato contentissimo per Dybala, benvenuto Dybala, benvenuto, maglia numero 21. Ho raccontato pure la situazione della maglia numero 10, perché non l'ha presa. Mourinho gliel'ha detto, è meglio non prendersi la maglia numero 10 e non eliminare tutta questa responsabilità, che magari i media poi dopo scasseranno anche le palle. Situazione Zaniolo, ragazzi. Allora, mi fanno sapere che dall'Inghilterra, e voi lo sapete che dall'Inghilterra i contatti ce li ho, quindi alla fine è questo, e non posso negarli, ragazzi. Conte è interessato a Zaniolo. Su questo ve l'avevo già accennato per quanto riguarda il Tottenham, però non c'è stata nessuna offerta ufficiale. Ma mai dire mai, per il semplice motivo che finché non c'è il mercato chiuso non sono tranquillo, ragazzi, non sono tranquillo. C'è ancora la Juve, c'è ancora il Tottenham. La Roma non l'ha bloccato, non l'ha tolto dal mercato, perché a quanto mi risulta Zaniolo, se arriva l'offerta giusta, si potrebbe valutare il tutto, ragazzi. E Conte è interessato, è molto interessato a Zaniolo, però il giocatore vuole rimanere in Italia, non credo che vada all'Inghilterra. Però mai dire mai, ragazzi, perché questi magari si presentano col cash vero, quelli i soldi ce li hanno, non lo possiamo mai sapere. Scatta l'asta? Probabile, perché la Juve si è vista, se vuole un giocatore prende, va e se lo prende, ragazzi. Avete visto con Bremer? Hanno preso i soldi da De Ligt, bam, e sono andati a puntare Bremer e se lo sono presi. E la Juve deve fare pure le uscite, svincolare Ramsey o metterlo in vendita sul mercato, non lo so se qualcuno se lo prende Ramsey, non lo so. Arthur, Rabiot, che non è partito per la tournée americana, non è partito, dicono che non sta sul mercato, ma a me, io vi ho sempre ribadito che sta sul mercato. E il Chelsea a Tuchel piace moltissimo Rabiot. Ragazzi, se questi prendono i soldi possono provare ad affondare il colpo per Zaniolo. Poi là vedremo se la Roma farà muro, se rifiuterà l'offerta, vedremo, ragazzi. La fascia che gli ha messo Mourinho a Zaniolo non è per toglierlo dal mercato. Io non vi ho detto questo, io vi ho detto che la fascia che ha messo Mourinho è per stemperare tutte quelle puttanate che stavano dicendo i giornali, per stemperare quelle cose là, perché ovviamente i giornali parlano un po' troppo, ragazzi. Allora, detto questo, per adesso non c'è nient'altra novità, vi aggiornerò se ci sarà qualcosa. Occhio a Wijnaldum, vedremo cosa succederà. Non scordiamoci di Saul Niguez e Frattesi bloccato, perché questi sono i giocatori che finora stanno in ottica Roma. Il mercato è sempre in evolversi, magari può cambiare tutto, magari può uscire un nome da un momento all'altro, vedremo che succederà, ragazzi. Io cercherò sempre di aggiornarvi, di stare al passo con tutte le notizie, magari mi arrivano prima, magari in contemporanea, magari purtroppo mi arrivano dopo, che devo fare? Io quello che posso fare faccio, ragazzi, ok? Vi offro un servizio, delle informazioni, e vi do tutto il mio maggior supporto per questa community e per questo canale. Una buona giornata, cari amici miei. Pollice in alto, commentino, iscrizione al canale e dai, sempre forza Roma, dal vostro amico 7 de Coppe. Ciao ragazzi e a presto, ciao.